Sono felice di poter annunciare che il sogno di Elisa di diventare medico e di poter operare al servizio degli ultimi, dei più deboli in Africa, si potrà tradurre in un progetto fortemente voluto dalla mia famiglia. Il titolo del progetto è Il cuore di Elisa, il cuore dell'Africa. Gildo Claps ha annunciato la realizzazione di un sogno, quello di sua sorella Elisa, scomparsa da Potenza il 12 settembre 1993 e ritrovata morta nel marzo 2010 nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità. Elisa, promettente negli studi, aveva già manifestato ai genitori il desiderio di lasciare Potenza al termine delle scuole superiori, per studiare medicina e dedicarsi alle persone più bisognose. Purtroppo, Elisa non ha potuto realizzare il suo progetto. Danilo Restivo, considerato da tutti un individuo sociopatico e molesto, la attese in chiesa e la uccise, abbandonando il corpo nel sottotetto. Ora, anche se Elisa non è più tra noi, il suo sogno può finalmente realizzarsi, ha spiegato ancora il fratello Gildo. Grazie a un'associazione di volontariato chiamata VIS, realizzeremo un dispensario nel Congo, a Goma, in una delle terre più martoriate e povere, attraverso la costruzione di un'area attrezzata con apparecchiature per la medicina generale. Quest'area e questo dispensario porteranno il nome di Elisa. Spero che tanti vorranno aiutarci a realizzare il sogno di Elisa e che il suo sorriso possa arrivare a quelle popolazioni così martoriate. È aperto a tutti la possibilità di partecipare al progetto tramite un'offerta all'associazione VIS. Anche il compenso ottenuto dalla famiglia Claps per la fiction trasmessa recentemente su Rai 1 sarà destinato alla realizzazione di questo progetto. Tuttavia, continuano le controversie riguardo alla riapertura della chiesa della Santissima Trinità. Nonostante la chiusura nel 2010, l'edificio è nuovamente accessibile dallo scorso agosto. E c'è di più. Di recente è stata celebrata la prima messa dopo 13 anni, presieduta dall'arcivescovo Salvatore Ligorio. La famiglia Claps ha espresso il proprio dolore in questa nota. Prendiamo atto ancora una volta dell'assoluta mancanza di rispetto e dell'arroganza del vescovo Ligorio. In un momento in cui milioni di persone, seguendo la fiction, hanno preso consapevolezza di quanto la Chiesa sia irrimediabilmente macchiata dal sangue e dalle menzogne, anziché il silenzio, come aveva peraltro indicato Papa Francesco, la Curia Potentina sceglie ancora una volta la rimozione di quanto accaduto. Dopo questa nota, si è tenuta una manifestazione nel centro di Potenza. Centinaia di persone hanno supportato la famiglia Claps domenica 5 novembre. Al centro della protesta c'era l'arcivescovo Ligorio. Quando è arrivato in chiesa, molte persone hanno urlato «Vergogna, vergogna!». Gildo Claps è stato particolarmente severo. «Questa chiesa potrà riabilitarsi solo quando farà i conti con la vicenda di Elisa. Il problema è nella Curia Potentina». In chiesa, l'arcivescovo ha celebrato la messa facendo un solo riferimento alla vicenda. «Ho ricevuto un mandato preciso da Papa Francesco quando mi ha ricevuto di persona, riaprire la chiesa e farla ritornare ad essere un luogo di preghiera». Il sospetto è che il corpo di Elisa fosse stato scoperto molto prima del 2010, ma tutti tacessero. Il parroco Don Mimì Sabia, deceduto nel 2008, prima del ritrovamento ufficiale, aveva negato la possibilità che il cadavere potesse trovarsi nell'edificio. La testimonianza del sacerdote sudamericano Don Bagno fu significativa. Dichiarò di aver visto qualcosa nel sottotetto e di averne informato il vescovo, all'epoca Agostino Superbo. Nel 2011, quest'ultimo affermò di non aver compreso chiaramente quanto riferito da Don Bagno a causa delle sue difficoltà nell'esprimersi in italiano. La riapertura della chiesa risveglia questi dolorosi ricordi e altri ancora.